Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo primo video del 2020, ma soprattutto benvenuti nel mio nuovo studio fotografico. Come vi avevo preannunciato nell'ultimo video del 2019, ho deciso di fare il salto e prendere un posto tutto mio da adibire a sala posa per realizzare i miei servizi fotografici, ma anche a studio per registrare i video per YouTube. E in questo primo video dell'anno, come vi avevo anche in parte già preannunciato nelle mie storie su Instagram, e se ancora non lo fate andatemi a seguire per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio, dicevo, come vi avevo preannunciato nelle mie storie su Instagram, oggi vi porterò nel dietro le quinte di come ho sistemato questo posto per trasformarlo da quello che era prima, cioè un normalissimo negozio ufficio, in una vera e propria sala posa e studio fotografico. Ok ragazzi, primo giorno nello studio nuovo, non ho portato con me la fotocamera ma solo il cellulare perché era un po' di corsa. Comunque l'obiettivo numero uno adesso è cercare di smontare quei supporti che ha lasciato qua il precedente inquilino, e vi chiedo scusa per l'audio, ma ovviamente finché non andremo a riempire un po' la stanza con anche del materiale insonorizzante per assorbire un po' tutti questi riflessi e questo eco, questo riverbero che si viene a creare, purtroppo suonerà un po' così, ma sarà questione di poco. Intanto vediamo di metterci al lavoro. Ok, prima parte del lavoro fatto, ho tolto tutte le mensole e adesso passerò a smontare questi supporti, non so come altro chiamarli. Ok, prima parte del lavoro completata, sono riuscito a smontare tutti quei supporti che ragazzi erano veramente super pesanti. Adesso ci sarà da andare a tappare tutti i vari buchi dove erano fissati i tasselli e ridipingere, ma questo sarà il compito per la prossima giornata. Ok ragazzi, giorno numero 2 nello studio e obiettivo di oggi è andare a smontare e tagliare in due queste lastre che prima erano alla parete, e le devo tagliare in due perché altrimenti non mi stanno dentro la macchina per portarle poi ovviamente all'isola ecologica per lo smaltimento, mentre sul muro alle mie spalle, cosa numero 2 nella lista delle cose da fare, è andare a tappare i buchi lasciati dai tasselli. Ma adesso al lavoro! Ultimata, e ci è voluta quasi un'ora e mezza ragazzi, perché da tagliare sono veramente durissimi. Adesso pulisco un po' tutta la polvere di legno e li carico in macchina per poi andare alla stazione ecologica. Macchina caricata, e ragazzi rimango sempre stupito di quello che riesco a far stare su una normalissima Golf una volta tirati giù i sedili. Sono stanco morto dall'aver spostato tutto quel legno, devo ancora andare alla stazione ecologica a gettarlo via, quindi il progetto di tappare i fori lo rimandiamo alla prossima giornata. Ok, finalmente a casa, rifiuti smaltiti a norma, e secondo la bilancia della stazione ecologica ho portato 350 kg di materiale. Direi che per questo mese la palestra l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, giorno 4 nel nuovo studio, e oggi l'obiettivo è quello di finire quello che non sono riuscito a fare l'altro giorno, cioè andare a tappare tutti questi buchi con lo stucco in modo da poterlo lasciare asciugare e poi domani andare anche a ridipingere questa parete. Al lavoro! Ok, buchi pareggiati, adesso si va di stucco. Se siete esperti di lavori in muratura non siate troppo cattivi con me nei commenti, questa è la prima volta che faccio un lavoro del genere, per quello che serve a me va benissimo, ma non sono assolutamente né un imbianchino né un muratore. Prima
prima fase della stuccatura terminata, e dico prima fase perché alcuni di questi buchi erano veramente molto profondi e probabilmente dovrò dare una seconda passata per pareggiarlo, in modo che una volta verniciato non si vedano. Comunque al momento mi ritengo, direi, più che soddisfatto del lavoro svolto. Ora è quasi ora di pranzo, inizio ad avere fame, quindi per oggi direi di terminare qui e ci vediamo nella prossima puntata. Ok ragazzi, quinto giorno di lavoro qua nel nuovo studio e l'obiettivo di oggi è andare intanto a pareggiare tutte le stuccature che ho fatto sulla parete alle mie spalle, dopodiché passerò a fare una pitturata della parete perché voglio cambiare colore, oltretutto anche per andare a coprire le stuccature al lavoro. Mano di pittura data e ci è voluto un po', specialmente nella parte dietro il termosifone, tutti i bordi, però devo dire che sono abbastanza soddisfatto del risultato. Chiaro, un professionista lo avrebbe fatto meglio, ma la soddisfazione di farlo da soli è veramente impagabile. Adesso lasciamo che si asciughi per bene, poi più tardi passerò per dare la seconda mano definitiva. Ok ragazzi, sesto giorno di lavori, oggi devo dare la seconda mano di colore, ma già così, ora che si è asciugato, non si vedono più le stuccature e questo lo considero un ottimo risultato visto i buchi che erano stati lasciati dopo aver tolto quelle strutture che c'erano prima. Quindi al lavoro, perché poi dovrò ripulire un po', tirare via tutto il materiale che ho qua in giro, perché domani verrà una persona a dare una bella pulita iniziale, dato che anche il pavimento ha visto giorni migliori. Adesso basta chiacchiere, al lavoro. Seconda mano data, adesso bisogna aspettare un po' che si asciughi, intanto vado a togliere tutti i profili di protezione che avevo messo e faccio un po' d'ordine, così domani sarà tutto pronto per la pulizia generale. Settimo giorno di lavori nello studio e oggi non ho lavorato io, ma come vi avevo detto ieri ho chiamato una persona a dare una pulita, e nonostante questo non sia un locale molto grande, si vede che la persona che stava qui prima non amava tanto il sapone, non amava tanto pulire, non lo so, ma questa signora ci ha messo 3 ore e mezza per tirarlo a lucido. E devo dire che il risultato adesso è veramente molto buono, ma specie sul pavimento. Adesso vi metterò qualche foto in sovraimpressione perché non ho fatto delle riprese alla signora che puliva, d'altronde non aveva voglia di comparire in video. Comunque vi faccio vedere un prima, una via di mezzo dopo che siamo passati anche con una macchina apposta per pulire i pavimenti, e alla fine con un'altra passata di straccio è venuto abbastanza pulito, anche se in alcuni punti probabilmente insistendo un po' si può fare ancora meglio. Ora io non lo so come si faccia a ridurre un pavimento in queste condizioni, vuol dire non averlo mai pulito negli anni in cui è stata qua l'inquilina precedente. Ora non dico che bisogna essere dei malati di pulito, mettersi lì ogni giorno a tirare a lucido tutto quanto, però almeno una volta ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, chiama qualcuno una volta al mese, dagli quei 30-40 euro per dare una lavata per terra. Insomma, era ridotto veramente male per essere un posto che prima era solo un ufficio con una persona. Adesso è molto più presentabile, ma probabilmente adesso, continuando a lavarci, perché io spero di tenerci un pochino più dietro, dovrebbe ritornare allo splendore originale. Comunque adesso è tutto per oggi, torno a casa perché anche il 31, quindi l'ultimo dell'anno, devo stare con i cani perché 2 su 3 hanno paura dei botti. E detto questo,
ciao, al prossimo giorno. Giorno numero 8 dei lavori per il nuovo studio e, come potrete ovviamente vedere, non sono nella nuova sede ma sono nel mio vecchio ufficio che avevo ricavato qua a casa, e quello che devo fare oggi è smontare un po' le cose che ho qua alle pareti, come i quadri, far su un po' tutte le cose, caricarle in macchina e con 2, massimo 3 viaggi spero di riuscire a portare là tutto quello che mi serve. E a questo punto, come al solito, al lavoro. Ok, macchina caricata, e direi che più di così non riuscivo a farci stare. Adesso ci sarà da divertirsi a scaricare poi tutto. Ok ragazzi, macchina scaricata e tutta questa roba è stata, come vi ho già detto l'altra volta, nel baule di una normalissima Golf, semplicemente avendo tirato giù i sedili, e mi stupisco sempre della capacità di carico di tutto quello che riesco a far stare nel baule di quella macchina. Adesso torno a casa per fare il secondo giro, probabilmente non ci sarà tutto in una sola caricata, ma cerchiamo anche qua di ottimizzare al meglio i giri per non fare troppi avanti e indietro. Ok, macchina caricata, adesso intanto già con tutta la roba è diminuito un pochino il riverbero dell'audio, del suono, però ci sarà sicuramente da fare un po' di trattamento acustico. Adesso mi metto intanto a montare il divano, a sistemare 2 cose, più che altro per liberare un po' di spazio e iniziare a fare un po' di ordine. Divano montato, e quelli di voi che seguono il canale da più tempo probabilmente se lo ricorderanno, perché è qui che ho registrato i primissimi video del canale a metà 2017. Adesso è ora di pranzo, quindi mi prendo una piccola pausa e poi tornerò sicuramente nel pomeriggio per finire di sistemare il resto. Ok, pausa pranzo fatta, e adesso al lavoro per ordinare e mettere a posto tutta quella roba che c'è qua. Ok, ho rimontato la luce che avevo a casa per registrare i video, la luce qua alle mie spalle giusto per fare una prova. Adesso ho fatto, intanto come avrete visto, un po' di pulizia generale, un po' di ordine più che altro. Quello che resta da fare, la cosa principale che mi resta da fare, è attaccare i fondali e il portafondali qua al soffitto alle mie spalle, quindi al lavoro per quest'ultima parte. Ragazzi, fondali montati ed è stata una vera faticaccia, soprattutto fissare i supporti al soffitto, non al muro perché la parete è di cartongesso e non avrebbe retto, però con i tasselli Fisher che sono andato a comprare e a installare potrei anche appendermici io, che non verrebbero giù, sono veramente super robusti. Quindi a questo punto direi che con questa parte abbiamo finito, mancano solo gli ultimi dettagli e poi siamo pronti per essere operativi. Beh ragazzi, che dire, lavori finiti, e sono veramente molto molto soddisfatto del risultato. E le difficoltà principali che ho incontrato, come avrete potuto vedere anche in tutto il percorso che vi ho mostrato, sono state principalmente 2. La prima è stata stuccare e pitturare la parete che ho qua al mio fianco e alle mie spalle, non tanto perché il colore di prima non fosse bello, perché alla fine l'avrei anche potuto tenere, ma c'erano montate
montati sopra quei supporti per schedari da ufficio che ho dovuto rimuovere e che mi hanno lasciato sulla parete tutta una serie di buchi, e quindi sono stato praticamente costretto a ridipingere. Era la mia prima volta con un'impresa di questo tipo e devo dire che il risultato mi piace. Alla fine le stuccature non è che si vedano più di tanto, bisogna proprio andare vicinissimi alla parete e sapere dove sono per vederle, quindi dal mio punto di vista ottimo risultato. Mentre la seconda difficoltà è stata montare i portafondali, soprattutto fissare i supporti al soffitto. È stata un'impresa molto faticosa, ma alla fine ci sono riuscito interamente da solo e adesso funzionano perfettamente. E come avrete potuto vedere, a livello di fondali ho scelto per ora il colore bianco e il colore nero, e questo si va a completare con il colore grigio azzurrato di questa parete. In questo modo ho i tre colori principali che mi possono servire per le mie foto. Dal punto di vista fotografico direi che lo studio è praticamente completo al 85-90%. Le uniche cose che mi restano da fare sono andare a comprare un mobiletto, una cassettiera meglio, dove andare a infilare tutte le copertine che utilizzo per i servizi fotografici ai neonati e qualche accessorio, ma per il resto sono già completamente operativo. A livello invece di YouTube, ecco che qua c'è ancora qualche lavoretto da fare, e il numero uno nella lista delle cose è fare un po' di trattamento acustico a questa stanza. Sicuramente lo starete sentendo, non suona benissimo, c'è molto riverbero, ma dopotutto è una stanza praticamente vuota. In questo momento per registrare questo video ho adottato una soluzione molto artigianale, che è appendere un vecchio piumone alle spalle della fotocamera, in modo da ridurre un po' il volume, da assorbire alcune frequenze. Però quello che ho già in mente di fare è di montare dei pannelli dedicati nei punti strategici della stanza, in modo da ridurre appunto il riverbero senza però riempire completamente la stanza di pannelli, perché voglio che resti comunque esteticamente gradevole per i clienti dei miei servizi fotografici che vengono a trovarmi in studio. Questo è anche il motivo per cui non vi ho ancora fatto un tour completo del nuovo studio. Voglio che sia tutto perfetto per poterci fare un video dedicato e magari in queste prossime settimane anche fare degli ulteriori video del dietro le quinte, di come vado a realizzare i pannelli fonoassorbenti, dove li vado a posizionare eccetera, per migliorare l'acustica di questa stanza. Comunque ne parleremo in futuro. Detto questo, è tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Fatemi sapere cosa ne pensate del risultato finale in un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale per non perdervi neanche un nuovo video, tutti i contenuti nuovi che arriveranno nel 2020 da questo nuovo studio, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.